Buonasera, buonasera a tutti, bentornati ad Ore Latte e Menta, nona puntata per parlare delle armi più famosi del cinema horror. Proprio così, noi parliamo sempre di grandi... insomma, i grandi dell'horror, Michael Myers, Jason Voorhees, ma non parliamo delle armi che loro stessi usano e che portano poi in qualche modo all'uccisione di tantissime persone, direi. Esatto. Allora, intanto saluto tutti, bentornati. Voglio tra l'altro dire che questa sarà una settimana di dirette. Iniziamo oggi, concludiamo sabato, quindi preparatevi, preparatevi. Allora, intanto faccio entrare un po'. Già ne vedo due, vedo anche il terzo. E saluto il nostro Spaghetti Trilling. Amiche e amici, buonasera. Buonasera a tutti. Ciao Tania. Amiche e amici. Ciao Francesco. Ciao Fra. Ciao. E aspettiamo anche la nostra vampira Lilith, vediamo un po', forse non l'ho invitata e pensavo di averla invitata. Saluto tutti, eccola. Ciao qua. Ciao a tutti! Eccola, eccola. Ragazzi, innanzitutto come state? Mia classica domanda di rito. Accaldati, penso, anche gli altri. No, perché a Roma oggi si sta bene, è vero Francesco? Ma... sì e no, nel senso un po' rinfrescato rispetto un pochino, però almeno in zona mia ho letto notizie che in giro c'è stato addirittura zone alluvionate, cose da me ho visto poco e niente, pochissima acqua, ma proprio io appena appena. Qui adesso ho chiuso poco fa, qualche secondo fa, ho lasciato la finestra aperta davanti e tutto spento, si sta da Dio, bella, quindi devo dire, per chi conosce, si sta bene. Non so quanto dura, forse solo oggi, non lo so. Però intanto quella è l'importante. Allora, Alice, grazie. Anzi, a proposito di Trilling e di giallo, voglio ricordare che Alice sarà presente sia giovedì questo che giovedì della prossima settimana a Giallore. Quindi insomma, sostituirai egregiamente sicuramente la nostra Alessia Urrata. Ciao Splendori, ciao Alex, ciao Silvia, ciao Jack Martin, ho visto Giacomo Mariani appunto che ci stavo dando prima, risaluto. Allora, stavo dicendo che noi parliamo sempre, no? Ciao Pupi, ciao a tutti. Noi parliamo sempre di Jason, di Michael, insomma, però non abbiamo mai parlato delle armi che loro usano. Come diceva Francesco proprio in una diretta, no? Che queste armi a volte sembrano quasi delle cose sessuali, è vero, sembrano quasi che a volte si uccide come, no? Come se fosse... Ecco, allora, oggi parliamo un po' di alcuni di questi personaggi molto particolari e partiamo... bravo! Con chi vuoi uccidere con quelle, Frank? No, no, sono i miei strumenti da giallista, insomma. Ah. Chi non ha dei guanti neri, dei coltelli con cui si aggira per caso, per i guanti neri sono... per forza di cose. Ciao a tutti da Silvano del Demone di La Place, ci dice Silvano. Silvano One. Salutone. Ciao Mattia, ciao Galli. Allora, Jacopo. C'è Jacopo, certo, certo. Allora, partiamo dal lanciafiamme di Mercury, della cosa, The Thing di Carpenter. Francesco, partiamo da te. Allora, un lanciafiamme non è... è un po' inusuale rispetto ai classici film horror che uno può vedere. Invece lui, che è buono, non è cattivo, uccide Francesco con un lanciafiamme. Ma sulla cosa di Carpenter tu stai dicendo? Lanciafiamme, sì, lanciafiamme. Sì, no, mi hai preso un po' spiazzato perché mi aspettavo un'arma di un assassino, ma in realtà il lanciafiamme sulla cosa di Carpenter è un'arma di difesa, perché comunque... Certo, infatti, esatto, l'abbiamo preso in sì, è un'arma inusuale, però nell'horror si è usato. A parte in tempi recenti, in Silent Night, l'assassino vestito da Babbo Natale a un certo punto usa anche il lanciafiamme. Ma sì, poi c'è un altro film, non vorrei dire sbagliarmi, se non sbaglio Don't Go in the House, forse, un film horror degli anni 70-80, credo, che era un po' un precursore di Maniac su alcune cose, dove l'assassino... Qualche film su Santa Claus, no, anche... Quello era, te l'ho detto, Silent Night, rifacimento di Silent Night, Deadly Night, con Malcolm McDowell che fa, se non sbaglio, lo sceriffo, se non ricordo male, e però... c'è l'assassino che a un certo punto usa anche il lanciafiamme.
E dicevo, c'è un film, credo, degli anni... Non è proprio una cosa che uno vede sempre. Di solito vede le mannaie, le accette, i coltelli. Cioè, che diciamo non è... che... Perché uno nell'horror si aspetta sempre il corpo squartato, quindi aperto, quindi l'arma da taglio, l'arma bianca. Il corpo carbonizzato è meno horror e più, diciamo, da cinema d'azione. Così. Però comunque si è usato. Come ti dicevo, se non sbaglio, c'era questo film, si dovrebbe chiamare Don't Go in the House, in cui l'assassino usava il lanciafiamme, se non ricordo male. E so che è un film che su alcuni, per alcuni aspetti ha anticipato un po' Maniac di Lustig. Di Pete Walker? Se non... Cosa? Può essere di Pete Walker? Non credo fosse di Pete Walker, non credo, però era forse di un emulo di Pete Walker, se non sbaglio, okay. Era su quella scia lì. Comunque devo verificare perché non ricordo bene il titolo, ve lo dico perché c'avevo il libro che ne parlava, ve lo dico tra un pochino, intanto mentre voi parlate faccio una ricerca. Il lanciafiamme, Frank, nel mondo dell'horror in generale, parlaci un po'. Ti ha mai allora, affascinato come arma? Io non credo che allora, sei più appassionato dal giallo e al thriller, però... Ovviamente non è proprio un'arma da giallo, anche se puntini puntini. Io la vedo molto il classico lanciafiamme da uccisioni di massa in stile zombie, in stile ecco, possessioni demoniache estreme come arma di assoluta difesa e magari con un finale anche abbastanza comico, visto che non è un'arma proprio che tutti hanno nel cassetto. Vabbè, no. O nel ecco. Quindi soprattutto magari film della Troma, Spasmo Video, lanciafiamme, credo che uno su due ci sia pressoché sempre. Comunque un'arma inusuale, diciamo, non è che si vede proprio sempre, sempre, sempre. Alice? Allora, intanto dico che il titolo era giusto, Don't Go in the House, del... 80, dell'80, ed è conosciuto anche con il titolo... Pyromaniac dovrebbe essere quello. Ha scritto anche Alex, allora, che ha scritto anche sì, che aveva scritto anche Alex prima. Io penso sia quello. E poi, allora, per il lanciafiamme, allora, il contesto della cosa, seppur inusuale come arma, secondo me è un'arma azzeccata in quel contesto, perché? Perché questa cosa, questa strana... entità, no, che, aliena, che trasmigra di oggetto, di animale, di persona, cambiando tutte le volte anche sembianze, è azzeccata perché? Perché questa cosa deve essere completamente distrutta. E diciamo la verità, rappresenta il lanciafiamme, no, Alice, rappresenta anche quest'arma un'idea di purificazione. Sì, assolutamente sì. Poi c'è il finale che ovviamente lascia un po' in sospeso, no? Chi sarà la cosa tra i due superstiti? Però azzeccata. E poi secondo me il lanciafiamme gli ha dato ancora più fascino quel film, perché proprio cioè, Kurt Russell con il lanciafiamme in mano è diventato un po' l'emblema del film. E poi... Sul lanciafiamme volevo citare anche un'altra pellicola che dovrebbe essere degli anni 60 di Truffaut che si chiama Fahrenheit 451. Ah, ah bellissimo, meraviglioso, vero. Distopico, no? Dove la lettura è proibita e l'arma per distruggere questo male che la lettura viene vista è proprio un lanciafiamme. Quindi l'idea del lanciafiamme da Truffaut e viene proprio cioè, sfruttata in pieno perché solo il fuoco, no? Riesce a distruggere la carta. Quindi ci sono questi pompieri che al contrario, no, di spegnere gli incendi li provocano. Ovunque ci sono libri, biblioteche. Quindi... La morte della cultura in questo film è anche esatto. È abbastanza inquietante. Guardatelo se non l'avete ancora visto, è uno dei grandi cult. No, dove si vede la morte della cultura, una sorta di dittatura vera e propria, insomma è molto bello, guardate questo film che è veramente molto interessante e secondo me è invecchiato anche molto bene e... Allora, nel frattempo vi fermo, ho verificato ecco, sulla guida al cinema splatter dei Castoldi che ecco. I veri cultori devono assolutamente avere libro penso ormai raro, roba di 30 anni fa. Però ecco dentro ho letto infatti di Don't Go in the House, questo film che parla proprio di un tizio che è traumatizzato dal fatto che la madre
gli abbrustoliva le mani da bambino, le metteva le mani sul fuoco, da grande con lanciafiamme va a ammazzare le donne e dice che ha precorso un po' meglio. Tra l'altro mi è venuto in mente un altro film, La maschera della morte di Roy Ward Baker con Peter Cushing, che è un tardo esempio di cinema horror classico dell'84, se non sbaglio. Roy Ward Baker era un altro di quelli che, come Terence Fisher, aveva fatto grande il cinema della Hammer, della Amicus, di quel periodo lì, insomma, dove abbiamo avuto Christopher Lee e tutti gli altri. E c'era anche La maschera della morte, se non sbaglio, era un'avventura di Sherlock Holmes, mi sembra. Se non ricordo male, Peter Cushing faceva Sherlock Holmes, in cui c'era, non so se era una setta, il film lo ricordo poco, ce l'ho in videocassetta, non mi piaceva neanche tanto, perché appunto più che un horror era quasi un giallo thriller, dove c'erano questi tizi tipo Into the... D'amianto, insomma, vogliamo chiamarla, che andavano in giro con i lanciafiamme a ammazzare le persone. Non so se era una setta, comunque c'era questo giallo che ruotava attorno a, insomma, questa anche cosa. Oggi, come vedete, vi stiamo dando delle chicche da Fahrenheit di Alice, insomma, a questo film di Francesco. Andatevi a cercare, perché poi noi partiamo da un film, in questo caso da un'arma di un film, e poi parliamo anche di altro, chiaramente. Andrea, Frank, di la verità, te il lanciafiamme ce l'hai nel cassetto, confessa. C'è anche Alien, ecco, ci ricorda Alex, ma stai ancora cercando Don't in the House, Francesco ci dice. Alex ha comunque una bella colonna sonora disco dance. Allora passiamo al, se dico Jason, Frank, se dico Jason, a che arma pensi? Ma in assoluto penso al Machete, secondo me forse la sua, anche se, diciamo, ha trovato sempre degli espedienti omicidiari notevoli. Sì, che poi in realtà, se andiamo a prendere tutti gli omicidi della serie, lui l'ha usato pochissimo il Machete. Sì, è vero. Ma proprio, è addirittura, vero. Se non ricordo male, su Venerdì 13 parte 8 credo non lo usi proprio. Sì, sì, però diciamo è diventato l'icona, è sempre quella del Machete. È vero, proprio, Sì, anche l'icona, perché poi dopo appunto l'hanno mostrato sempre col Machete in mano, perché poi è un'arma da campeggio il Machete, quindi ci può stare. Però effettivamente, se vai a vedere, Jason ha usato sempre tutto, comprese le sue mani, e se andiamo a vedere gli omicidi che ha compiuto il Machete sono veramente pochi in tutta la serie. Assolutamente, Frank? Questo è vero. Frank? No, assolutamente. Poi il Machete, secondo me, è un'altra arma. Sarà per la figura iconica che ho quando vedo Zombie di Romero. Lo vedo più anche lì un'arma proprio da morto vivente. Sarà per la tramvata che si è preso lo zombie nel film di Romero, però la collego più anche lì a omicidi, cioè comunque a situazioni omicidiarie con morti viventi, possessioni o qualcosa di simile. Anche perché anche lì... Tanto saluto, scusatemi, ma saluto anche niente. Il marketing, io ormai è una serie un di omonimo, spaghetti. Salute. E anche perché nel giallo, anche lì con il Machete, insomma, a girarsi per la città con un comodissimo Machete, anche se ce ne sono stati. Bisogna dirlo. Assolutamente. Alice? Io penso che no, il Machete come arma, diciamo, slasher, io ce la vedo anche bene, perché comunque no, ti spacca la testa in due, quindi si va subito sullo splatter. Però è vero, cioè secondo me è proprio la figura in sé, no, che rimanda a Jason, perché siamo abituati a vederlo col Machete, quindi diciamo che il Machete più che l'arma di Gesù è diventato quasi il suo, cioè, non dico il suo pene, porto... il suo pene. Beh, in realtà è un po' quello il senso, no. Uno ci scherza, diventato... ma in realtà è un po' quello il senso. Sì, beh, le metafore, diciamo, sono sempre quelle, però dico, neanche come se fosse un portatrucchi, diciamo, per farsi il make-up, però comunque è diventato un po' lo strumento essenziale per identificare Jason. Io Jason senza la maschera e il Machete, cioè, non diresti mai, è Jason Venerdì 13. Però anche come se secondo me Jason, la rappresentazione più figa in assoluta nel secondo, con il sacco di Utah legato, con un occhio... La versione proletaria proprio, dai, è meglio quando è diventato più immagine capitalista dell'America con la maschera da hockey. Io quello, quando è proprio un redneck, lo adoro, proprio quella
quella figura veramente sporca. Scusate se vi interrompo, ho visto che è entrato Davide Pulici, vi ricordo che domani ci sarà tutto uno speciale, tutta la giornata dedicata a Daria Nicolodi, con la copertina e Ora Horror Show di Andrea Berveglieri dedicato appunto a Daria Nicolodi, poi ci sarà Locandetta alle 16.30, Il Lapidario sul ritratto di Donna Velata di Ilaria alle 19.30 e poi chiuderemo alla grande con la serie notturniane dove sarà trattata Daria Nicolodi però in maniera particolare, oltre che ovviamente racconteremo pure la filmografia, ma racconteremo anche la donna proprio, quindi sarà molto interessante parlare di questo bellissimo dossier che mi sono letta tutta oggi di un fiato su Notturno. Beh, Frank, dicevi? Niente, per me l'immagine appunto è un po' quella, al contrario, ho capito che a Fran non gli piace per niente, a me questa figura di redneck, tra l'altro c'aveva anche i capelli, perché quando si tira via il sacco di Utah c'aveva ancora qualche capello. Mi fa, la mia immagine più che con la maschera da hockey è proprio quella, proprio abbastanza ignorante. Praticamente era Elephant Man l'immagine. Esattamente. Ripreso da Elephant Man. Esattamente. Allora, ragazzi, siamo abituati a vederlo però col classico look, maschera da hockey e macete. È diventato più che altro proprio quella, no? L'emblema di Jason. L'emblema è anche quella. L'emblema è quella col macete, perché anche poi Michael ha ucciso non sempre con il coltello, anche se poi l'ho usato praticamente spesse volte, però giustamente quella è l'arma proprio, anche i pupazzi, insomma tutto, cioè, quello è. Torniamo un po' a The Thing, Francesco, no? La cosa, perché qui ovviamente noi parliamo di armi di film horror, no? Non dei serial killer solamente, poi è ovvio che la maggior parte delle volte c'erano in mani serial killer, ma qui torniamo perché c'è il Tosaerba di Lionel, il Splatter. Quindi si ritorna in qualche modo all'arma che viene usata per abbattere il nemico, il cattivo in qualche modo, i cattivi. E qua è un'altra scena storica, un'altra scena calda, questo film dove che ho in DVD e mi piace sempre vedere quella. È uno dei miei film preferiti, ti dico solo questo. E Peter Jackson è il mio regista preferito. Quindi... Questo Tosaerba, dove si vede che esce di tutto, insomma da tutti. Francesco, il Tosaerba ha un'altra arma molto particolare, anzi particolarissima. È particolare su Splatters, ovviamente in un film horror serio che deve far paura difficilmente vedi usare il Tosaerba, perché comunque è scomodo come arma, è praticamente proprio una sorta di macchinetta che ti porti dietro e pesa, devi essere veramente Schwarzenegger per poter tenere in mano un Tosaerba. In Splatters ovviamente la sua funzione è diversa, perché è un film che non si prende sul serio, è demenziale, e è comico già il fatto che tu vedi lui che entra in casa, che lo usa come uno scudo, con questa elica che gira sotto, rodante, che fa cocita come niente, che se proviamo a farlo non succederà mai, perché non ti taglia in quel modo come fosse burro e vedi gli schizzi di sangue al vitri, al massimo si inceppa. Il massimo tu ti tagli, ti fai male a una mano e si inceppa la tua mano dentro all'elica, penso, succederà questo. Comunque sta di fatto che è palesemente un'estremizzazione della motosega di Ash sulla casa, perché certo. Palesemente Peter Jackson si rifaceva a Sam Raimi nei suoi primi splatter, con quella stessa venatura ironica, però portava agli eccessi quello che già era eccessivo nei film di Raimi, quindi Raimi già aveva messo lo splatter. Se Raimi metteva 2 litri di sangue, Peter Jackson ci metteva 12 per fare le cose più estremizzate. Io Brain Dead lo adoro, Splatters, figurati, lo vidi a suo tempo 2 volte in lingua originale al Fanta Festival e poi mi sono andato a rivedere al cinema, quando ce l'ho avuto in videocassetta non so quante volte poi l'ho rivisto, tutti i giorni. E è divertentissimo, è bello, è fatto benissimo, senza alcun effetto digitale, tra l'altro, ricordiamoci questo. E senza pretenzione, lo vogliamo dire, perché è un film che non si prende sul serio e sa, no, in realtà si prende sul serio diverte. In realtà le pretese le ha, come un po' tutto il cinema di Peter Jackson, perché il film poi alla fine è una metafora sulla possessività moderna. Tant'è vero che è emblematico il finale, quando lui, per distruggere il mostro che è la madre, gli rientra dentro e rinasce, dice, citando poi Bad Taste, dice sono rinato, fa un nuovo parto, no? Però è divertentissimo, a me piace tanto e lo ripeto ancora adesso con un grandissimo piacere. Divertente, a volte si può insegnare anche divertendo, in qualche modo dare delle morali anche divertendo, non per forza a due palle, fai questi film seri
che durano tanto con, no, quegli spiegoni, Frank. Poi purtroppo, un giorno Peter Jackson ha aperto un libro di Tolkien e lì sei un po' rimbambito. Il degrado. Esatto. Intanto saluto Anna in sinistra, la bimba lo usa per uccidere la famiglia anche in Bambola Assassina, remake venuto il tagliaerba. Frank, sì, tu hai usato un tagliaerba? Allora, per fortuna no. E però mi è venuto in mente adesso, pensandoci bene, al film Maximum Overdrive, ovvero sia Brivido di Stephen King. Brivido. Quando le macchine impazziscono all'inizio, c'è una scena del Tosa Erba che parte impazzito verso una persona. Questo però non è venuto. Però non uccide nessuno, corre dietro, o forse ti fa capire che ha ucciso qualcuno perché c'erano dei morti per terra. Però corpo vicino, esatto, esatto. E tra l'altro anche, ricordiamo anche il tagliaerbe, anche, ricordiamo anche. Anche in Tenebre, se non ero, c'è il toserba che lì non serve per uccidere in qualche modo, no. Serve trova, per, esatto, quello che sta facendo il prato, trova le foto e trova... Sì. Esatto, esatto. Diciamo che nel giallo un toserba risulta un pochino scomodo, diciamo. Ecco. Sì. Sì. Alice? Beh, qua secondo me... Bisogna anche pensare che ci troviamo davanti a una pellicola veramente emblema dello splatter trash, però cioè, è proprio l'emblema, è il top, quindi si fa un po' fatica a prenderla sul serio, però nel film cioè, ci sta. È assolutamente improbabile, anche scomodo, a passare a ammazzare la gente con un tagliaerba, come diceva Francesco, al massimo ci si inceppa tutto, però lì è esilarante. C'è questa scena, no, dove la villa durante la festa viene assediata, no, da questi zombie che tornano dalla terra, diciamo dal sottoterra, e Lione con questo tagliaerba scudo passa e fa una strage, da lì un tripudio di sangue, di budella, teste, tutto abbastanza disgustoso, ma era l'intento del regista, e quindi un'arma molto improbabile, però che nel contesto secondo me ci sta alla grande. Poi comunque il rumore del tagliaerba è un po' inquietante, beh? Quando mi accendono i tagliaerba che tosano i prati vicino a casa mia mi mette sempre un po' di agitazione, quindi secondo me è un'arma improbabile, però che allo stesso tempo il rumore, quel ronzio ti entra nella testa e ti mette tanto ansia. Alex continua a sfornare titoli di film, anche Alex. Esatto, di pezzi, budella. E adesso stiamo facendo questa lista, io ovviamente non è che potevo prendere tutte le armi, ma se, dico già adesso a Frank, ad Alice, a Francesco, se abbiamo un po' di tempo alla fine, mi dite anche altre armi di altri film che non abbiamo menzionato. Ah, io ce l'ho. Ecco. Teniamocene per dopo, così diamo anche altre armi, insomma, volentieri. Ecco. Allora, partiamo, andiamo avanti con la scatola del dolore. Riser. Del dolore, dove questa scatola del dolore, da sta scatola scende tutto e di più, Francesco. Esatto. Sì, ma in realtà era la scatola dei piaceri estremi, come si chiamava veramente? Perché a seconda delle combinazioni esaudiva i piaceri del paradiso o dell'inferno. Poi ovviamente con la fortuna che si trovano sui film horror, beccato tutta la combinazione, per beccarsi uccidi sotto pelle e tutto quanto quello che ci ha mostrato. La vuoi una scatola, così ti rimiamo la pelle. Io con la fortuna che ho non beccherò mai la combinazione dei piaceri del paradiso, quindi preferisco che la usi qualcun altro. Alba Paretti l'ha usata, visto? La scatola del dolore. Mica solo lei, pieno. Non mi pare che il televisore tutti l'hanno usato. C'è pure a chi gli uncini invece di prendere la faccia gli hanno presi i fianchi in televisione. Certo. Allora, Francesco, questa scatola. Vabbè, ovviamente parliamo di un'invenzione geniale, perché penso che Riser sia un film geniale. Cioè, Clay Barker è veramente... grande talento per aver ideato poi una cosa del genere, insomma ha creato un immaginario, ecco, che nel periodo in cui sembrava di aver toccato il massimo con Freddy Krueger, che aveva aperto un po' le porte appunto da dimensione onirica, lui se ne esce con quest'altra cosa abbastanza, diciamo, pure un po' analoga, se vogliamo, a Nightmare, solo che lì parliamo di sogni e qui parliamo di una dimensione infernale che è parallela ugualmente a quella della realtà, però film visivamente eccezionale.
E poi ecco, lasciatemelo dire, è un film scritto e fatto da un omosessuale in cui mette delle tematiche homo senza rompere le palle con tutta la storia del politically correct che c'è oggi. Cioè, ce lo vediamo tranquillamente in Riser, si parla di horror, di sessualità, di sadomasochismo, quello che vi pare, non dà fastidio a nessuno. Oggi invece te lo schiaffano in faccia senza metafora e niente, e dà solo fastidio perché come elemento è solo invadente in tutto il cinema horror che vediamo, non solo l'horror. Lui invece è veramente grande, come un altro che voglio citare, René Lotter, che è un altro regista omosessuale che ha fatto sempre horror con sottotesto palesemente omosessuale, e sono bellissimi, tra i miei preferiti. Frank? Sì, assolutamente. Non ho niente da aggiungere a quello che ha detto Francesco. In ogni caso, poi a uccidere non è proprio la scatola, ma quello che ne consegue. Quindi certo, da ganci, certo, supplizianti e tutta la compagnia bella. Però sinceramente sì, una cosa più unica che rara, perché insomma nel mondo dell'horror, quando è arrivata il Razer, secondo me è una delle serie migliori che siano mai state fatte su questo, io sono d'accordo con Francesco, e non è mai stato replicato se non in versioni ovviamente molto immondezzare, ecco. E unico e inimitabile, sono d'accordissimo con Lomuscio. Alice? Ecco, andiamo sul bollino rosso perché ho un debole per Pinhead. Proprio... Penso sia uno dei villain più affascinanti e non lo so, anche per me è sexy, cosa volete che vi dica. C'è tutto questo mondo di morbosità, di perversioni in Riser che... Cioè che a una certa dici, beh, ma quasi quasi, ma vado a fare un giro anch'io nella dimensione, apro la scatola, visto che ci sono tutti questi ceri. Cioè, ma sarai fortunata però, sarai fortunata rispetto agli altri. Ma essendo debole per Pinel, magari sì, dai. Intanto Alex ci dice, scarta la scatola. Dice, a me la scatola del dolore fa venire in mente Dune di Lynch. Non devi dire Dune, devi dire Dune. Dune. Vabbè. La ragazza dell'acupuntura. La ragazza dell'acupuntura. Francesco, potrebbe ricordare Dune di Lynch? Ma se si intende come scatola del dolore nel senso... Ah, ma di Lynch però ha detto, no? Mo stavo pensando Dune in generale, no, pensavo all'ultimo. Ho capito cosa volevi dire. Perché a me la scatola del dolore fa pensare più a quello che ho provato nel vedere l'ultimo di Dune. Non sono, che meraviglia. Non sono neanche un fan di quello di Lynch, però già quello di Lynch aveva un qualcosa di diverso, insomma visivamente aveva delle cose interessanti. Poi nel complesso il film secondo me non funzionava alla grande, però comunque come quasi tutto il cinema degli anni 80, anche le cose peggiori avevano sempre il loro perché. Comunque che parlare male dell'ultimo Dune implica che la gente non ti segue più, che ti critica in diretta, che ti distrugge. Sei pronto? Non c'è problema, guarda. Ciao core. Sei tutto? Non c'è problema. Non c'è problema, se c'è una pelle. Tanto ormai, il giorno si incidono così. Ma allora... poi io il bello è che dell'ultimo Dune c'ho il libro, il Blu-ray, forse pure il 4K, cioè, mi sembra, e la maglietta pure, e la mascherina pure, che mi hanno dato all'antenna. Cioè, quando dormi che la metti qua e ti... Vabbè, allora avete detto tutti la vostra sul casco del dolore, credo, giusto? Avete detto tutti la vostra. Alex, metti la mano dentro la scatola, cosa c'è dentro? Dolore. Allora passiamo al casco di ferro di Jigsaw. Io l'ho chiamato il casco di ferro, quell'arma che ti mette qua. Ah, adesso dicevo di vuole. E poi io lo chiamo il casco di ferro, no? In qualche modo. E perché molti la chiamano la maschera, ma su me è più un casco, sinceramente. E Francesco, ripartiamo da te. Questo casco di ferro, che è un po' emblematico anche questo, no? Per quanto riguarda la saga di Saw. Un'arma estremamente sadica. Se vogliamo ben guardare, potrebbe essere anche questa un'arma un po' influenzata dal clima di Riser, come tipo di tortura, perché non è un'arma immediata come può essere il macete o il coltello di Michael, che in un'inquadratura basta una coltellata e finisce lì. Questa è una cosa molto sofferta. Beh, infatti, non a caso sta in uno dei titoli emblema del torture porn, lo diceva però la stessa, quindi è basato sulla tortura, come Hostel anche.
Beh, è un'arma sicuramente geniale che compie il suo efficace effetto che deve fare sullo spettatore, ovvero quello di impressionare, perché poi ti apre la faccia quando scade il tempo e sono dolori. Quindi... E sono dolori. Poi, tra l'altro, parlando di, insomma, anche nella serie So si vedono diversi marchingegni in qualche modo. Beh, sì, la particolarità è proprio quella. La solita fantasia, beh, ricordo sul secondo, mi sembra, la trappola quella con le siringhe, che è tremenda, proprio ci casca dentro. Quella che a me, ma uno dei pochi film, l'unico forse, che mi ha fatto girare, io non mi giro mai quando vedo i film, ma mi ha fatto girare un attimo, è stato sul terzo, la tortura sul ragazzo di colore, cui vengono girate tutte le braccia, viene spezzato tutto. Mi fece un ma infatti il terzo non mi ha fatto impazzire, l'ho trovato esagerato un po' troppo. A me piacciono i film splatter, slasher, anzi più morti ci sono e più fantasiosi ci sono meglio è, però ecco, quando diventa troppo sofferente così mi comincia a dar fastidio, perché quello che piace a me appunto è l'omicidio alla Jason, perché ti dà quel secondo di shock e subito dopo dici ah, però mi sono divertito. Se mi comincia a fare 10 minuti di tortura mi diventa un'angoscia, dico per carità. Però sì, ce ne sono tante, insomma. Poi c'è quella sul capitolo finale, tutta la mega trappola con quelli dentro lo sfasciacarrozze lì che al tizio si strappa la pelle da dietro, quella allucinante proprio. Comunque sì, sono pieni di trovate, insomma. Sì, tutta la saga di So, effettivamente sì, anche a me quella delle braccia, sì, è abbastanza forte, sinceramente, un po' troppo. Frank? Allora, sinceramente non sono un fan della serie di So, quindi ne ho visti credo 3 e è un genere che a me non piace. Sono anch'io dell'idea che l'omicidio deve essere rapido, non sono per i torture, non sono per le scene estremamente lunghe, omicidiarie. Della serie di So, adesso non mi ricordo quale sia, mi ricordo di una vasca in cui scendeva poi a un certo punto dell'acido, che quella è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Del resto, ovviamente, nessuna di queste richiama il mio genere. Quindi, il tuo genere. Non so cos'altro dire, ecco. Alice? Io sono presso poco d'accordo con Frank, perché anch'io non sono una grande fan di questa saga. Io ho visto solo il primo, che tra l'altro già all'epoca non mi aveva... Cioè, complessivamente non è una delle mie saghe preferite. Cioè, se devo scegliere tra So e Halloween, tra So e Venerdì 13 e tra So e Nightmare, So per sempre. Ecco, questo è per intenderci, per quanto mi riguarda. Vai Alice, vai, scusa. Secondo me è una saga che viene ricordata proprio per lo più per tutti questi marchingegni, queste trappole, no? Per adescare i mai capitati, torture. Io dico la verità, il casco io neanche me lo ricordavo, proprio perché è un film che proprio avevo visto con tanta curiosità, ma che poi non ti ha preso, quindi poi difficilmente preso, ricordi. Un po' rimosso, però a livello forse di questi marchingegni che vengono escogitati, forse l'idea c'è, insomma, un po' di genio c'è, però personalmente non è una saga che più di tanto me ha preso, la ricordo più che altro. Dice, pure a me annoia, so, ho visto solo fino al terzo, solo il primo merita. Salutiamo dalla Gran Bretagna, UK, Mortualia, hello, from... Hello. Italy, Rome, Bosen, che è Verona, a tu Alice. Verona, esatto. Guardi Arena Is. Esatto. Allora, e adesso una famosa accetta, l'accetta di Patrick Bateman, l'accetta che non usa solo lui, l'accetta è un'altra arma molto usata nei film horror, e come si viene usata, Francesco. Ecco, American Psycho è un film che neanche ricordo sinceramente, perché non lo ricordo, non lo considero un horror, lo considero più un thriller, tra l'altro pure un po' fighetto, quindi appartiene a quel genere che già mi piace meno, perché per me l'horror deve essere abbastanza proletario per essere una cosa... Ma ti piace Patrick Bateman come personaggio? Ma sinceramente non tanto, perché appunto però in realtà non è un... Perché è un...
noi. Sai perché non mi piace? Perché non mi piace perché gli altri sono mostri di fantasia e che comunque ammazzano esseri umani, che spesso ammazzerei pure io. Patrick Bateman invece è uno stronzo, uno che vorrei vedere ammazzato da quelli come Jason e Michael Myers, è differente, quindi non riesco a stare dalla parte sua. E poi è un bello, quindi è facile però così, insomma. Però tu non sapevi che parlava italiano ed è in diretta, perché è appena entrato e sta ascoltando le tue parole, Francesco. Cambia mestiere, Jason! Quindi e quindi... Stavo dicendo, tra l'altro pure il 2, cioè di American Psycho, che però non, ce l'ho in DVD ma non l'ho mai visto ancora, con la versione femminile, se non sbaglio. E no, non mi ha mai attirato sinceramente, come, ma non mi attira proprio tutto questo genere dove il protagonista è l'assassino. Ti attira di più con l'accetta, con la presenza dell'accetta? Ma per esempio, ecco, paradossalmente Jason io me lo ricordo più con l'accetta che col macete. Per diverse, c'è un omicidio su venerdì 13 parte 7, ma con l'altra secondo te? Ma vabbè, ma Jason, sai che come avevo letto su un articolo tanti anni fa, è un prolungamento, le armi sono un prolungamento stesso di Jason, cioè come se tu vedessi un'arma che cammina, quale sia, lui può avere la falce, può essere il macete, può essere la sua mano che col pugno di sfondo al torace, che schiaccia le teste, Jason schiaccia anche i crani con le mani, li frantuma. Quello sul terzo, poi sul settimo anche, cioè sul settimo, sul sesto schiaccia la testa del poliziotto, sul settimo del ragazzo di colore, insomma. Però ecco, se devo pensare all'attesa, sì, beh, quello vabbè, spezzare il collo è già una cosa più classica, può fare chiunque. C'è anche il ragazzo sull'otto, il pugile a cui dà lo schiaffo e gli stacca la testa e la manda giù nel secchio dell'immondizia. Però ecco, se devo pensare all'accetta, mi viene in mente appunto Jason. Paradossalmente mi viene in mente Nightmares in a Damaged Brain di Romano Scavolini, dove c'è il ragazzino che decapita, credo, la madre che sta facendo sesso, scena atroce. Mi vengono in mente diversi film, parecchi film. Un altro era, cos'era, un film, no, We Killed Bambi, non mi ricordo, un film qualche anno fa c'era questa immagine di questa ragazza con l'accetta in mano. E poi ovviamente viene in mente anche Ash con l'accetta. Prima che gli venga tagliata la mano, lui usa l'accetta per ammazzare i demoni anche. Frank, l'accetta allora... ti ricorda American Psycho? Ho visto che devi ragione già Francesco che facevi, no. Sì, che American non ti Psycho... ricordo nemmeno a te il film. A me è un film che fa assolutamente... Dove la ricordi l'accetta? Dove la ricordi l'accetta? Allora, in due film, il primo ovviamente Tenebre, in cui il buon Cristiano Berti si prende l'accettata, secondo me, più bella di tutti i tempi, più bella della storia del cinema, e qui ricordiamo anche... Bravo, ricordalo. John Steiner, che se n'è andato qualche giorno fa. E come secondo film ricordo Pieces, un film spagnolo in cui all'inizio c'è una scena del bambino che, dando di matto, fa a pezzi la madre con l'accetta, e è una scena secondo anche me bellissima. Il pendolo, anche il Pozzo e il Pendolo, che è una lama di fatto, però ricorda molto anche quella un po' una figura. Ma se devo pensare all'accetta, io mi ricordo soprattutto, no? Quindi... di questi due. No, sono quelli che purtroppo ci ricordiamo pure Shining, vi dico, eh? Purtroppo pure Shining ci ricordiamo, e dobbiamo fare. Io non me lo ricordo, infatti. Che film è? Scusami. Shining. Ma no, dai, difendo Shining, su, non esageriamo, dai. Alice. Allora, anch'io onestamente, quando si parlava di accetta, avevo pensato alla casa di Sam Raimi e anche io Shining, perché comunque piacere o meno, però Jack Nicholson ce lo ricordiamo con questa accetta in mano, no? Che vuole sfondare la porta. Però sì, dopo mi è venuto in mente che c'è anche la scena lì in American Psycho con Christian Bale, quando uccide questo collega di lavoro perché ha detta sua il biglietto da visita migliore del suo, però poi è un'arma che durante il film non rivedremo più. Non rivedremo più. E che dire, American Psycho è un film che secondo me ha un bel messaggio, è anche diretto bene, è recitato bene, però c'è un problema, io non me ne vogliate, io Christian Bale faccio una grandissima fatica a digerirlo. Tanto è monofaccia, anche in American Psycho, caspita, invece la faccia così
dall'inizio alla fine, che dici, ma ti dà due pugni in faccia, cioè, e poi uno di questi, secondo me, che è bravo, però ha questa talmente schematico, no? Talmente perfettino, che lo trovo un po' finto, cioè, paga, sembra certo, proprio un italiano, sì. Però in sé comunque è un bel film di critica, secondo me, un po' ai figli di papà, questi individui, no, apparentemente perfetti, ma marci dentro, che pieni di invidia nonostante i vizi e quant'altro, quindi secondo me come messaggio funziona. E lui usa anche armi, diciamo, un po' particolari, oltre l'ascia, perché a una certa vuole usare sparachiodi, poi mi pare che usi coltelli, quindi è tutte armi, solo verso la fine ha una pistola. Però, come dicevo prima, è un personaggio veramente antipatico. Alla fine, Alice, speravo invece parliamo di un'altra arma che poteva essere usata come arma, anche se poi in tutta la saga, insomma, ha fatto poi a modo suo Freddy Krueger. Parliamo del guanto, i famosi guanti con i coltelli, con le lame in qualche modo, no? Che poi invece poi Freddy ha fatto tutto un altro percorso, però la vera arma sul suo corpo rimangono questi famosi guanti che gli piace passare su muri, su lavagne, insomma, da tutte le parti. Alice? Io il guanto di Freddy Krueger lo vedo più come un tratto distintivo, ecco, non mi veniva il termine anche per Gesù. Il tratto distintivo di Freddy è il guanto con le lame, il cappello e il maglione a righe verdi e rosse, mi sembra. Sì. Quindi più che un'arma io lo vedo proprio quasi, oltre a un tratto distintivo, anche un po' il suono, no, che ti fa presagire che sta arrivando Freddy, quando lo passa sulla lavagna. Beh, rappresenta anche un po' la sua personalità da pedofilo, di fatto, perché ricordiamoci che di fatto Freddy Krueger è un pedofilo, cioè è inutile starci da portare intorno. Per questa cosa è stata fatta passare anche molto bene, nel senso che poi uno si guarda tutta la saga e quasi se ne dimentica, no? Quasi, no, perché ovviamente poi ammazza tutti i giovani ragazzi, comunque, che non sono piccoli, quindi uno si dimentica. Solamente verso la parte finale della saga, Nightmare 6, tipo, insomma, si ritorna a pensare che, no, che lui è un pedofilo in realtà. Quindi, dimmi Alice, dimmi. Paradossalmente mi raccontava mio papà che in Nightmare lui a suo tempo li aveva visti al cinema, paradossalmente quando sullo schermo appariva Freddy Krueger c'era il pubblico in sala che faceva tipo il tifo da stadio, quindi paradossalmente la figura del cattivo, cioè, sembrava quasi che fosse lui, no, l'idolo gli ha giocato sicuramente. Frank, questi guanti, tu ce l'hai i guanti di Freddy? No, io ovviamente ho i guanti da assassino, di quelli veri esistenti. Quelli c'è la Francesco, dai guanti. Immancabile. No, io ricordo benissimo l'inizio di Nightmare, in cui lui forgia questi benedetti guanti, ed è un dettaglio abbastanza inquietante. Soprattutto nel primo i guanti vengono usati nel sogno, si vedono graffi e quant'altro. Poi man mano vengono un po' accantonati. Esatto. Ci sono due scene, non mi ricordo, una nel primo, quando passa il guanto sopra il ferro che fa accapponare la pelle, penso anche a una lucertola, e non mi ricordo se nel quarto o nel quinto, quando li passa sopra la lavagna, che è uno... È orribile! Penso il pezzo è più oro, sono... perché io faccio così proprio. Terribile, sì, sul... ecco. Francesco? Io li trovo un'arma geniale, tra l'altro ce l'ho il guanto, preso nel 1990 da Profondo Rosso, appena aperto proprio. Penso sono stato uno dei primi a avere il guanto di Freddy Krueger all'epoca. E sì, perché Luigi Cozzi sta cercando ancora un guanto di quell'anno, dice, me l'hanno rubato. No, ho pagato pure parecchio, l'ho pagato, magari lo prendessi adesso, costa un centesimo di quanto lo pagai all'epoca. E praticamente
La trovo un'arma geniale, iconograficamente funziona alla grande con la figura di Freddy Krueger. Tra l'altro, per il discorso, diciamo, prima del pedofilo, vi ricordo poi che su Freddy vs. Jason, appunto, c'è lo scontro tra un pedofilo e un bambino annegato. Quindi io infatti facevo il tifo per Jason, come faccio sempre tra l'altro, perché Freddy Krueger, anche se mi piace, sta un po' sulle palle rispetto a Jason, così. Proprio perché è un pedofilo. Però sì, praticamente, diciamo, ecco, è un'arma che fa parte di un'iconografia. Negli anni Ottanta, fortunatamente, si facevano molte meno domande rispetto a oggi, che ogni cosa che vedi su un film deve essere spiegata per filo e per segno, perché quello entra nei sogni, perché quello... All'epoca basta, funzionava sullo schermo l'immagine degli artigli che erano fatti con le lame e allora li mettiamo. Adesso, se lo dovessero fare adesso, cominciano a dire l'ha fatto perché un trauma infantile legato alle lame l'ha portato a... Ma che palle, cioè ridateci il film horror di prima, quello dove il mostro arrivava, ammazzava tutti e alla fine lo ammazzavano, basta. No, che soprattutto non è detto che un film debba per forza spiegare. Fateci spiegare appunto a noi, spettatori. Più spiegano, più versione anche. Più spiegano, più snaturano tutto. Guarda Michael Myers, che quando era il male assoluto e basta, funzionava alla grande, poi è arrivato Rob Zombie, ci ha dovuto fare il trattato tipo Silenzio degli Innocenti, ha snaturato tutto. Tu parli del primo, no? Quello di Rob Zombie soprattutto, dove lui... Sì, non mi è dispiaciuto, tra l'altro, però... Michael Myers era una creatura geniale perché non aveva spiegazioni, oltretutto, no, ma poi lo vedevamo nascere in una famiglia borghese, lui palesemente è un bambino borghese all'inizio quando ha ammazzato. Tra poco Francesco, bella. Tra poco di Michael ne parliamo, però parliamo va bene, sì. Di Leatherface, visto che abbiamo parlato di simpatia, di antipatia, Freddy di meno, Jason di più, Leatherface e la sua motosega, vai. Beh, la motosega penso sia stato proprio un atto di modernità nei confronti del cinema horror, perché prima l'avevano usata penso solo nell'ultima casa a sinistra di Graven, però era uno strumento di vendetta contro i cattivi. Toby Hooper invece appunto l'ha resa l'arma micidiale, diciamo, dell'icona di Non aprite quella porta, perché poi inizialmente non si pensava a Leatherface, inizialmente nel primo Non aprite quella porta si pensava a una famiglia di cannibali che assalivano questi ragazzi, poi lui è diventato il simbolo della serie, anche perché rispetto agli altri della famiglia era quello veramente iconograficamente più con la maschera, con la motosega. Simpatico però Leatherface. Simpatico no, perché tra l'altro fa però parte di quei boogeyman. Era anche lui un'altra vittima della società, se possiamo. Sì, ma poi lui fa parte di quei boogeyman che ancora facevano paura e quando tu andavi al cinema volevi difenderti da loro. Poi quando è arrivato Freddy Krueger si è capovolta la cosa, la gente ha cominciato a fare il tifo per il mostro. Però forse anche posso Jason... dire che è un po' invecchiata rispetto invece a Michael, diciamo a Jason, è un po' invecchiata male la maschera del primo film di Leatherface. Oggi sembra Sandra Milo. Beh sì, era comunque una maschera anni 70, parliamoci chiaro, cioè quello di fatto. Però la motosega sì, sicuramente è un'arma che grazie a Non aprite quella porta, poi dopo si è usata più nell'horror anche in altri contesti. Però anche il Leatherface, se vogliamo, non usa sempre la motosega, solo che rispetto a Jason la tiene molto più in mano la motosega di quanto Jason tiene il macete durante la serie. Esatto. Quello sì. Alice! Sì. La motosega di Legu, vai. Qua invece io devo dire che il film, nonostante insomma non sia un film ultramoderno, a me mi fa sempre cagare sotto. Cioè, è un film che a me, onestamente, la prima volta ho dovuto stoppare perché provavo proprio, neanche paura, proprio disagio. Soprattutto la scena della cena con lei legata e loro lì che continuano... E lei dice muta a sua volta, cioè è allucinante. E lui, la sua maschera, sì, ormai può risultare datata, però secondo me era quello l'effetto che doveva dare, perché alla fine una maschera fatta da pezzi di carne, no? Tutti assemblati. Comunque, Francesco, quando ha detto quella cosa su Sandra Milo, ho letto a Ciro piace questo elemento. Vabbè, allora, chiudiamo questa motosega, Frank. Allora, sì, assolutamente arma iconica, però un film capolavoro, un film enorme, sì. Un film che comunque ha segnato, come diceva prima Francesco, un'epoca. Beh, certo. Visto che devo difendere il mio genere,
Questo è il 3, sì. Non vedo la porta 3. Ah, la cortina. Ha una motosega, mi viene in mente la Flex, uno degli omicidi più belli del giallo all'italiana di mio caro assassino. Visto che devo difendere il genere, ecco, che ovviamente non è una motosega, ma è una fresa, e anche se comunque richiama molto, molto questa cosa, ancora prima che venisse fuori il buon Leatherface. Esatto. In ogni caso, secondo me, la motosega, tra l'altro c'è anche in Pieces, è una classica arma da distruzione di massa, infatti nei film di zombie è una delle armi più prese quando il furgone sfonda la vetrina e esatto. Si entra tutti nell'armeria e ha il suo effetto, comunque è un'arma che fa tanti danni e crea un effetto, un impatto notevole. Frank, però totalmente mi... Francesco dice Alex, Gretel e Hansel è una metafora sulla crescita, che palle, quindi ti appoggiava Francesco sul fatto che bisogna... Ah, Gretel e Hansel l'ultimo, per carità. Esatto. No, Frank, però mi deludi, difendi il giallo all'italiana in un omicidio giallo a Venezia, dove c'è l'omicidio con la motosega più violento e sanguinoso di sempre, penso. Sì, ho voluto omaggiare il mio caro assassino perché personalmente, qui parlo soggettivamente e non oggettivamente, a me piace un pelino di più. Però avrei giustamente potuto citare... È vero, hai ragione. Però è bello così, perché che voi due abbiate citato comunque due film differenti e non lo stesso. In modo che, ripeto sempre... Che vanno visti, Può andarsela a riprendere. Il coltellaccio classico. E chi lo poteva usare se non il signore della morte? Michael Myers, l'ombra della strega, Francesco. Sì, che tra l'altro è palesemente un derivato di Psycho, perché il primo coltellaccio del genere l'ha usato appunto Anthony Perkins in Psycho, quindi Norman Bates, e poi Halloween stesso nasce come omaggio a Psycho, tant'è vero che il dottor Loomis... riprende appunto il nome di Loomis in Psycho, sì. Janet Leigh era in Psycho, Jamie Lee Curtis è la figlia di Janet Leigh, è la protagonista di Halloween. Parliamo comunque di un appunto di uno psicopatico evaso dal manicomio, ci sono tutte le affinità. Il coltello ovviamente Carpenter l'ha usato, come il discorso della motosega di Leatherface, l'ha usato in un contesto che ha modernizzato l'horror perché andava verso lidi più violenti. In Psycho era tutto giocato su un abile gioco di montaggio, tutto l'omicidio della doccia, in realtà tu non vedi mai il coltello che squarta lei, eppure ti dà quell'impressione, vedi il sangue, tra l'altro in bianco e nero, vedi il sangue che va nell'acqua. E mentre Carpenter, pur non usando ancora lo splatter, comincia però a usarlo in maniera molto più, che porta l'horror verso una dimensione più violenta, tant'è vero, io ricordo all'epoca l'omicidio del ragazzo attaccato al frigorifero, al muro, non al frigorifero, da Michael Myers, che gli ha coltellata, era una cosa per me ultra, quando ero ragazzino era una cosa ultra violenta, secondo me era proprio il massimo. Poi dopo sono venuti fuori tutti i vari, già il signore della morte sul secondo lui usa la siringa. All'epoca, dopo il film, in Italia andavano molto di moda proprio gli attaccapanni fatti con lui, dove tu potevi appoggiare gli abili sul coltello. Ah, non lo sapevo. Ma sopra le persone, però. Comunque, riprendendo il discorso che stavo facendo prima, Michael Myers era un figlio della borghesia e ti metteva paura questa cosa proprio perché lui usciva fuori da un contesto pulitissimo come pazzo che ammazzava la gente. Arriva Rob Zombie, fa il film, Michael Myers è una spogliarellista, uno squilibrato, ma grazie al cavolo che quando cresce diventa Michael Myers. E praticamente hai ragione, perché i genitori che si vedono nei Rob Zombie, anche se si vedono per due secondi, in quello di Carpenter, non mi davano sinceramente l'idea di essere drogato. No, ma erano proprio una famiglia borghese, in un contesto borghese, si vedeva proprio che era un contesto borghese, pulito, ma anche dopo, quando poi spiegano la storia di Jamie Lee Curtis, è ovvio che se si parlava di adozione o roba del genere, era una famiglia borghese quella che, allora, che ragazzi, faceva. Abbiamo pochi minuti, Frank, due parole sul coltello di Michael Myers. Allora, il coltello di Michael Myers è un'altra icona che ovviamente io recupero nel giallo all'italiana, anche perché gli omicidi coi coltelli, a parte Sei donne per l'assassino, nei gialli è pieno di omicidi con il coltello classico da cucina. È vero che io, quando ho visto la prima volta Halloween, che come tutti mi colpì parecchio,
vidi quel coltellaccio di Michael Myers preso dalla cucina e mi sembrava enorme, mi sembrava veramente una spada. Sì. Poi nel corso dei rewatch ho capito che comunque era effettivamente enorme quel coltello che aveva Michael. Diciamo il coltello più famoso della storia del cinema horror. È vero, è un'icona e ha fatto diventare comunque un'arma, un'icona, insomma. Alice? Sì, per carità, idea presa da Giallo l'italiana, però forse più che il coltello, la figura di Michael Myers colpisce di più, secondo me, è la tuta da benzinaio e questa maschera bianca e il fatto che lui non parla mai. Cioè, questo secondo me colpisce di più, perché il coltello, sì, lo usa, tutti i mai capitati da lui nel primo vengono uccisi col coltello, quindi ci sta. Però io la prima cosa che ho notato vedendo Michael Myers è stata proprio la maschera, questa maschera bianca con queste cavità nere che mi è sempre un po' inquietato. Poi, come diceva Francesco, secondo me Michael Myers era proprio bello perché è sempre stata una figura misteriosa, non sapevi. Poi man mano che si va capitolo a capitolo diventa un po' sovrannaturale, poi c'è tutto il discorso psicanalitico nella parentesi di Rob Zombie, e forse un po' la figura poi nell'ultimo è diventata una sorta di Matrix Terminator che proprio schiva colpi. C'è Alex, così. C'è Alex che ci dice dal coltello al pendolone. È un attimo, quanto sei cretino. Allora, posso però, dire una cosa al volo? Dimmi, una prego, cosa al volo, anche se devo. Se io penso a questo coltello, il primo che mi viene in mente è Jacopo Mariani. Jacopo Mariani da bere al Vespertilio, che comunque insomma anche è una figura iconica. Jacopo Mariani, quindi sarà padrino, uno dei padrini al Vespertilio Awards. Allora, velocissimamente, ma voglio subito ricordare che la prossima settimana, ovviamente, è la settimana di Ferragosto, e quindi credo che ci vediamo il 16, martedì 16, e parleremo di film Andò fa caldo, estivi, o comunque dove c'è il sole, o comunque in qualche modo, quindi... Quindi Sapore di Mare? Quindi Sapore di Mare? Quello lo mettiamo come prima, infatti parlo di cinema horror proprio. Allora, io adoro, quello questo. Va bene, allora, velocissimamente, abbiamo meno di 3 minuti, perché come sapete Instagram mi mette il timer adesso e mi chiude, cioè se non chiudo io, mi chiude Instagram. Francesco, altre armi di altri film? Oddio, altre armi di altri film? Aspetta. Alice, ci dà qualcuno. Tu fai fare a loro, sì, piacere un attimo. Rasoio, Dario Argento, Tenebre, Fenomena. Vestito per uccidere, però non è un horror, però è un film che a me piace. Il Profumo, di Delitti e Profumi con Jerry Calà. Grande! Guarda com'è contento Francesco, mi pare grande! Poi, La Spada di Drive-In Massacre. Vai, Fred! E Le Fauci del Squalo. Allora, armi. Due armi improbabili, Le Patate di Antonio Bido. Oddio! Poi? E seconda, La Stufa di Sei Donne per l'Assassino. Meraviglioso, clamoroso. Io dico Il Piccone di San Valentino di Sangue 3D e del Giorno di San Valentino, sì. La chiave inglese, la chiave per svidare le ruote, però con le lame, che è su Patto di Sangue, Sorority Row, la chiave a stella, quella per levare i bulloni alle ruote con le lame, e aggiungo infine Il Ferro da Stiro di Liguana dalla Lingua di Fuoco. Bene, bene. Avete 1 minuto e 20 secondi. Altro, Alice? Altre armi? Allora, Le Fauci dello Squalo, perché è la sua arma, e La Macchina, Christine, La Macchina Infernale. E io metto pure i tentacoli di tentacoli. Del polpo di... Hai visto lo squalo, vero? E aggiungo l'uncino di So Cosa Hai Fatto. Ah, bene, bene, ottimo. Allora, salutiamo Frank, il nostro Spaghetti Thrilling, Alice, la nostra vampira Lilith,
Francesco Lomuccio ha detto ormai è conosciuto su Instagram, a me mi scrivono ma chi è Franky Ramone? Francesco Lomuccio. È lui, sì, è lui. Oh, adesso lo vedete quello là sotto. Il Vanzina dell'horror, come disse un mio professore a scuola. Esatto, il Vanzina dell'horror. Allora, vi saluto a tutti, noi ci vediamo domani per rassegne notturnate con Davide Pulici, poi giovedì Giallore. Ciao a tutti e venerdì e sabato doppio appuntamento di Radio Cab. Radio Cab, venerdì e sabato doppio appuntamento. Ciao a tutti.